Si sono aperti oggi i diciannovesimi Sardini Open International Wheelchair Tennis. Qui, sui campi in green set del Tennis Club Alghero, nell'impianto di Maria Pia, che potete vedere anche alle mie spalle. C'è stato un problema dovuto alla pioggia che ha ritardato l'ingresso in campo dei giocatori. di Circa tre ore, però, lo staff del Sardinia Open si è subito attivato, campi asciutti, giocatori in campo e si può iniziare. Per tutta la settimana vi accompagneremo all'interno del torneo con tante sorprese, tante interviste, tante partite e spettacolo e anche, questo ve lo ricordo già, nella giornata di domani un convegno medico organizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. Quindi ce ne sarà per tutti i gusti. State con noi perché lo spettacolo è tanto e vale la pena seguirlo. Giulia Capocci, numero 1 azzurra nel main femminile, quest'anno ti presenti ad Alghero la testa di serie? Sì, finalmente dopo ben 4 anni riesco a venire qua come testa di serie. Sei entrata nelle prime 10 del mondo, sei attualmente numero 8, cosa ti aspetti da questo torneo? Di fare bene, qualunque sia il risultato, di fare bene, perché comunque è un torneo che mi piace molto. Con tutti mi sembra un po' di giocare in casa, ecco quindi anche se non è tantissimi anni che, che gioco eh, mi sento molto a casa qua, quindi sicuramente di far bene, quest'anno c'è sicuramente una possibilità, grazie sia a un tabellone buono sia appunto ai risultati che sto facendo ultimamente al, al mio modo di giocare sempre in evoluzione, sempre in crescita, quindi cruciamo le dita. Giocatrice in crescita? Qual è stato lo step che ti ha portato ad essere una giocatrice del, del mondo del wheelchair tennis a diventare una delle più forti giocatrici al mondo? Penso soprattutto alla perseveranza, cioè quella di dire comunque di non lasciare mai niente al caso, e un po' anche per il mio carattere perché quando faccio una cosa mi piace farla bene fino in fondo quindi sicuramente. L'aumento degli allenamenti, l'entrata in gioco di altre persone come mental coach, preparatore atletico, nutrizionista nell'ambito del team, manager, sicuramente mi ha voluto dire tanto perché sono tutte persone che comunque ti, mi danno una mano a, a crescere in qualunque aspetto e quindi quello sicuramente è un, un passo fondamentale, poi comunque la voglia di arrivare, di fare qualcosa. Giulia Capoci sarebbe felice della sua stagione, se a fine anno fosse in quale posizioni e con che risultati? Allora, l'obiettivo di quest'anno era entrare tra le prime otto, quindi cioè, all'inizio allora, all era entrare tra le prime dieci, poi chiaramente gli obiettivi si modificano nel corso della stagione in base ai risultati che uno ha. E ed era fino a qualche mese fa entrare fra le prime otto, adesso, anche se visto che comunque gli obiettivi sono sempre un pelino più difficili eh, anche molto difficili in questo caso perché non ci sono rimasti tantissimi tornei eh, mi piacerebbe finire la stagione tra il 5 e 6 quindi aggiungere altre due posizioni per iniziare bene l'anno prossimo con anche Slam e, e quindi insomma tornei molto 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 importanti vediamo quello che viene l'obiettivo diciamo annuale l'abbiamo raggiunto Abbiamo messo un ulteriore obiettivo, speriamo di raggiungere anche quello. Da qui quel fine stagione che tornei dovrai ancora giocare? Oltre qua al Sardegna, visto che inizia oggi, ho eh, oh, la prossima settimana l'ITF2 al French Riviera Open, a vicino a Nizza, e poi a novembre BAT in Inghilterra, che è un altro ITF1. Chiudiamo, tu sei qui in Sardegna quest'anno nella casa, tra virgolette, di Marianna Lauro. Questo passaggio di consegne, in un certo senso, da numero uno a numero uno d'Italia, come l'avete vissuto? Eh, non è stato proprio semplicissimo, anche perché è arrivato in un momento in cui forse io non me l'aspettavo neanche, quindi non è stato molto facile. Poi lei, comunque, è tantissimi anni che gioca, è sempre stata numero uno d'Italia, quindi... Per me era ancora forse irraggiungibile, quel passettino in più è stato un attimino di, di sbandamento, diciamo, no? di non capire bene. Poi ci si abitua e si cerca sempre di fare meglio per, per tutto il movimento. Ecco. Movimento dietro Giulia Capocci, cosa c'è? Eh, c'è un grande team, sia a livello di federazione, che si stanno muovendo molto nell'inserimento di tante figure. Eh, sia il mio team personale che bello ampio, dal il coach è Graziano Silingardi, il preparatore atletico è Patrick Comba, il mental coach è Marco Formica, il manager è Costantino Perna e poi chiaramente il coach della, il, il, Gianluca Vignali. Che è l'organizzatore di tutta la, la federazione, quindi tutto, tutto ciò che viene organizzato parte diciamo, da lui, eh, da Mara Santangelo a Cristiano De Palmas, che è il mental coach della nazionale, che insieme al mio si sono trovati per collaborare insieme ai coach anche della nazionale che chiaramente collaborano con il mio team a casa, che è forse la cosa principale su cui il i risultati poi anche vengono perché tante persone che ti seguono, eh, tanti occhi che riescono a vedere cose differenti è sempre meglio che averne solo due che vedono sempre le stesse cose. Siamo qui con uno dei protagonisti sardi dei sardini open Mario Carlas, uno dei due sardi nel main room maschile. Con quali aspettative? E soprattutto, quanto è importante questo torneo per la tua regione, aspettative non, non, non grossissime. Nel senso, l'aspettativa è di divertirmi. Quella sempre è il quarto sardino open che faccio, sono... bisogna presenziare, c'è poco da fare. Aspettative gli ultimi due anni ho passato un turno nel Mendru, se non c'è 2 senza 3 ci proviamo anche quest'anno, l'obiettivo è quello, dai, diamoci un turno nel Mendru, il eh, torneo mi ha detto per... per quanto riguarda l'importanza di questo torneo per la tua regione e per tutto il movimento del tennis isolano, importantissimo, importantissimo perché è, è diciamo che l'unica di questo livello e in quanti la invidiano proprio per come è, com è organizzata, come... Lo staff che c'è qui, non lo vedi da nessun'altra parte, tante cose tutte messe insieme eh, la rendono bellissimo come manifestazione. E eh, come è servita con me, questa è l'associazione un po' di Alberto, di conseguenza il torneo. Spero che serva per tanti altri. Sperando che altre città oltre Alghero si inizino a muovere, non dico a questi livelli perché è quasi impossibile, ci vogliono anni per raggiungere questi livelli. Ma iniziare! iniziare. Serva. serva direzione per tanti altri circoli, tanti altri che possano dare modo a persone che neanche lo conoscono questo sport, perché purtroppo è così, eh, qui c'è tutta un'altra realtà rispetto a... vabbè io vengo da Olbia, Olbia sono l'unico che gioca, quindi quella è la dimostrazione che Olbia comunque è una, già una città eh, e non esserci nessuna associazione del genere o nessun torneo mi dispiace, eh, niente. Movimento Sardo che sicuramente dal punto di vista numerico in crescita, ci sei tu nel Mendro, c'è Lucarca che è di Bono, altrettanto nel Mendro maschile, due ragazze nel Mendro femminile, Marianna Lauro e la novità Tolu, un altro ragazzo nel secondo, Alberto Corradi nei quad, insomma la Sardegna inizia a farsi sentire. La Sardegna? Sì, eh, però se guardiamo alla fine siamo Sardegna Open, <ride> siamo tutti interessati Sardina Sardegna Open, uno di qui, uno di lì, ma siamo... Tutti qua, grazie a Alberto, nel senso, eh, Paola sono contento per Paola Tolu perché è un anno che si allena forse più di tutti noi perché comunque si tiene tantissimo. Ha iniziato da zero, sono veramente contento. Si è scelto un torneo di basso livello, un ITF1 come questo per iniziare. però gli ho detto ieri sera, mi ha scritto, gli ho detto vai divertiti, sei con, con Giulia, non è che puoi con Giulia Capucci la nostra numero uno italiana. Ma i diverti, il tuo primo torneo vivitelo come ho fatto io il primo anno e, e tutti gli anni successivi. Primo anno ci ricordiamo che ti sei divertito veramente tanto. Non tanto nel, nel campo, quanto proprio in tutto quello che era il circolo. se ti dico, fino a ieri non, non sarei dovuto venire, sono venuto perché voglio stare qua una settimana, a prescindere che si giochi, che non si giochi, che si vinca o oh no, ma voglio stare qua per vivermela questa settimana. Perché eh, ripeto, il quarto anno è. Mi piace, mi piace. Vengo qui a prendermi una settimana di vacanza con amici. Con voi. Chiudiamo dando un consiglio a un giovane sardo che non ha mai fatto questo tipo di sport. Ma vuole avvicinarsi a questo mondo. Cosa gli consiglieresti di fare? È di iniziare immediatamente. Devi procurarsi una carrozzina, contattarci. Eh, noi possiamo magari dargli una mano, per qualche consiglio. Proprio per iniziare, però, di avvicinarsi in un tennis club qualsiasi è organizzarsi, iniziare a giocare, iniziare subito, come ha fatto Paola, da, da zero in un anno e si che è cresciuto. Si apre un nuovo mondo, un'altra vita, nuovi obiettivi, è tutta un'altra cosa. Si rinasce, se, 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 se sei in un periodo di difficoltà, con, col tennis si rinasce.